E bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale per un nuovissimo video, per un grande ritorno in questo caso di Insurgency Sandstorm. Perché ragazzi? Perché da oggi fino al 24, che dovrebbe essere lunedì, inizia il free weekend di questo fantastico gioco. Cosa vuol dire? Semplicemente che voi andando su Steam potrete scaricare questo gioco, naturalmente non vi rimarrà per sempre, ma semplicemente sarà nella vostra libreria fino a lunedì, dove lo potrete giocare tranquillamente, provarlo, vedere, studiarvelo, e se nel caso se vi piace, finito il free weekend, lo potete tranquillamente comprare alla modica cifra di 29 euro su Steam, oppure nei siti di che lo potete trovare anche a meno. Insomma, il mio consiglio per questo bellissimo gioco realistico è di provarlo e poi vedere se vi piace oppure no. Oltre a questo free weekend è stato fatto un aggiornamento con i vari fix del gioco di cui non vi sto a parlare, ma vi faccio vedere un attimo le cose più succulente che hanno inserito. Come prima cosa hanno inserito la mappa Ministry, quindi per chi è veterano del gioco sa benissimo di cosa sto parlando, che si tratta di una mappa Close Quarter che viene praticamente, era stata già inserita, anzi è già presente nel vecchio Insurgency, quindi è stata rivisitata con la nuova grafica, l'ho provata ed è veramente bella e speriamo che in questo live commentary, quindi in questo gameplay, naturalmente abbia la possibilità di provarla insieme a voi, perché è stata veramente fatto bene, ha fatto un ottimo lavoro. Oltre a questo è stato inserito un nuovo tipo di uniforme che si chiama la Cropat, quindi un nuovo tipo di mimetica sia per i propri vestiti, sia per l'elmetto che per i guanti. Oltre a questo è stato inserito anche una nuova arma, sia una per i security, sia uno per gli insurgents, sia una nuova arma che un nuovo tipo di mirino. In questo caso da parte dei security è stato inserito il nuovo fucile che si chiama il VHS2, che è questo fucile d'assalto. In più con un nuovo mirino è stato inserito l'MRO, che è un mirino 1x, anzi ingrandimento, mentre dalla parte di quelli che sono degli insurgent è stato inserito, oddio, adesso vediamo se riesco a selezionarlo, lo dà naturalmente, è stato inserito quello che è il QBZ03 con il mirino Marsh 1x, quindi anche questo senza ingrandimento, quindi due nuove armi. Oltre a questo è stata inserita, diciamo da un po', ma diciamo che l'hanno pubblicizzata ancora di più, si è inserita una nuova modalità che si chiama la modalità Frenzy, che non è nient'altro che quindi una modalità survival in cui, come dice anche la descrizione, combatti contro nemici controllati dalla IA, quindi dai bot, che usano solo attacchi in mischia, fai attenzione ai nemici speciali. Praticamente è una modalità survival, una sottospecie di modalità, diciamo, contro i zombie, in cui una squadra si dovrà sfidare per resistere alle orde, quindi, oppure avanzare, diciamo, mano a mano della storia, diciamo, di quello che è, resistendo a questi attacchi, di questi soldati, tra virgolette, zombie, che sono armati solo di armi corpo a corpo. Mentre, comunque, ragazzi, oltre a questo, vari fix di cui non vi sto a parlare, nel frattempo andiamo in partita, così andiamo a vedere, magari, se riusciamo la nuova mappa, oppure quello che è la nuova arma. Naturalmente farò un piccolo taglio e ci rivediamo quando troverà la partita. Bene, eccoci qua ragazzi, purtroppo non mi ha trovato la mappa Ministry, quindi magari ve la porterò più avanti. Nel frattempo andiamo a provare quello che è la nuova arma, quindi quello che è il VHS2. Allora, per chi non conoscesse Insurgency, ragazzi, Insurgency è nient'altro che un gioco realistico con ambientazione odierna, quindi in questo caso quello che è potrebbe essere una guerra in Afghanistan, insomma quello che è, dove si vedono a confronto due team, che sono gli Insurgents, che sono praticamente i terroristi, quindi i talebani, vi dicendo, e dall'altra parte i security, che dovrebbe essere tipo gli americani, le forze NATO e via dicendo. Ci sono diverse modalità di gioco, in questo caso c'è la modalità Skirmish, che non è nient'altro che quindi una conquista standard, quello che di solito vedete in tutti i giochi, dove potrebbero essere inseriti in questo gioco, potrebbero essere inseriti, dipende dalla modalità di gioco, ci sono dei veicoli che praticamente sono semplicemente delle jeepette con delle mitragliatrici sopra. E mentre il comandante di ogni fazione può richiamare, come avete visto adesso, dei vari attacchi, può essere attacchi di elicottero d'attacco, degli attacchi dei Black Hawk, oppure degli attacchi aerei o bombardamenti direttamente. Questo qua però è un'abilità che può avere solo il comandante. Però come dicevo ragazzi, è un gioco molto realistico, soprattutto un gioco per pochi, quindi provatevelo e se vi piace prendetevelo, se no non ve lo prendete, perché diciamo che non è un gioco a tutti, non è un Battlefield che prendi, corri a cazzo, vai come ti pare, ma è un gioco più studiato, dove anche in questo caso, come potrebbe essere un squad, vi dicendo, il gioco di squadra è fondamentale, soprattutto un gioco competitivo, quindi c'è molta gente molto brava, non come sono io invece che faccio schifo in realtà, però vabbè.
Allora, cerchiamo di muoverci nel frattempo. Comunque grafica molto gradevole, come sempre. Anzi, il gioco è stato molto ottimizzato l'ultima volta che ci ho giocato, quindi GG alla casa produttrice. Guardate, fiero lui, il tipo. Intanto 101,5. E bisogna fare attenzione soprattutto ai cecchini, perché adesso è stato inserito ultimamente anche un nuovo fucile, che è un fucile antimateria praticamente, e fa ti one shot in un colpo. Allora io ho paura di chi si sta muovendo in tutto ciò. Vabbè, intanto io seguo i miei compagni, che dite? Facciamo un live commentary molto easy, ragazzi, quindi non vi preoccupate, non ci saranno altri tagli. Sì, naturalmente potessi riuscire, ma la cosa più figa, adesso vediamo, quando troverò una porta ve lo farò vedere, in questo gioco si può sfondare le porte ed è una delle cose più fighe che possono esistere all'interno di un gioco. E infatti classico tipo col fucile da cecchino camperato da qualche parte e tu non sai assolutamente dove, perché non ti fa vedere chi cam né niente. Però vabbè, quindi devi aspettare 20 secondi per poter spawnare, forse un po' troppo, ma vabbè. Però il gioco, ragazzi, merita veramente tanto, almeno di essere provato. Un'altra cosa figa che magari non sapete è che se tenete premuto il tasto R della ricarica, vi farà vedere praticamente i vostri caricatori come sono messi. È una cosa che in molti giochi manca, secondo me dovrebbe essere inserita in tutti i giocatori, dove praticamente parte questa animazione e vi fa vedere come sono messi i vostri caricatori con le vostre munizioni. Naturalmente, se ad esempio andiamo ad utilizzare i nostri colpi, se andiamo a controllare, vedete che il caricatore è poco meno della metà, e quindi sapremo quando ricaricare la nostra arma, invece di avere il solito contatore con i numeri che, diciamo, lo rende un po' meno realistico. Ora, adesso dobbiamo stare attenti, perché io sto seguendo questo tipo, ma ci sta portando alla zona di prima dove c'era quel bastardo camperato con l'SVD e non so assolutamente dove. Madonna, madonna, madonna. Oddio, ho lanciato una moto. Io dovrei andare su cima, ho paura di morire pesantemente. Devo ricaricare, non ci credo mai. Preso. No, maledetto, sono morto. Non ci voglio. Ma dai, ma sono morto così. Ho fatto una kill, dai, vabbè. Che poi certe volte non capisco se potrebbe essere un problema anche di ping in certi casi, perché la maggior parte delle volte, a parte che qui c'è gente che c'ha dei, vabbè, classico russo che si può trovare di solito in Counter Strike, presente anche in Insurgency. Ci manca solo che dice un Rush B. E una cosa che non vi ho detto, giustamente, cosa che è più fondamentale, che per poter comunicare con i vostri compagni di squadra c'è anche la chat di squadra, quindi, e quella di prossimità. Hello guys! Vediamo se rispondono. Comunque, insomma, si ha una bellissima community, gente brava che anche voglia insegnarci. Appunto capitano cose assurde, tipo ieri ho fatto una partita ed è successo che tipo c'è rimasto uno dei nostri, l'ultimo rimasto, e stava difendendo l'obiettivo. A un certo punto si avvicina una porta, si era l'avversario dall'altra parte, gli ha sfondato la porta in faccia ed è morto. C'è stata una risata generale, ma non capito, non è che gli è stato dato del nabbo, del bastardo, roba del genere. No, la gente si è messa a ridere. Comunque, naturalmente dipende dai casi, ci sono anche i soliti pro della situazione, che se non vincono la partita si arrabbiano, se la prendono con la persona, ma soprattutto io ho visto la maggior parte che c'è una bella community anche in questo caso, soprattutto di gente che ha voglia di giocare, di imparare, di divertirsi insieme, perché tanto, ragazzi, i videogiochi sono fatti apposta per divertirsi e passare il tempo. Allora, situazione, ok, qui madonna, cosa cazzo sta, io ero quasi quasi a lanciare una granatina dall'altra parte, che dite? Soprattutto se solo riuscite a capire da dove sta sparando. È perché per me c'è qualcuno. Madonna mia, con che cattiveria l'hanno uccisa la tipa. Comunque sì, ragazzi, faccio schifo, tranquilli. Ora aspettiamolo. Ho sentito. E soprattutto il problema è che c'è anche un cecchino. Oh, l'obiettivo è 67 metri, quindi in teoria se ci fossero nemici andrebbe. Ok, one to my position. Ho visto qualcuno volare, forse. Ho visto qualcuno volare. Io li sento. Anche qui, ragazzi, l'audio è fondamentale nel gioco. Ma dai, ma dove sono? Io ho sentito correre. Sentiti pesantemente, corro qua dietro. Ma dove sono? No, ragazzi, se vado avanti muoio.
No. Oh, bene, vinto. Così. Così a caso, ottimo. Ecco, e infatti, classico russo del cazzo. Bene ragazzi, allora questo qua vuole essere un live commentary gameplay molto easy. Diciamo che questo video nasce semplicemente per informarvi quindi di quello che è stato inserito e soprattutto per il free weekend per chi non ha questo titolo che io secondo me merita veramente tanto e merita soprattutto di essere provato e fatto conoscere, visto che è un po' un gioco di nicchia e molti non sanno neanche dell'esistenza. Quindi non fate caso al gameplay. Naturalmente se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, soprattutto ne volete che ne porti altri più seri, magari in squadra, lasciate un bel like, mi raccomando ragazzi, commentate e ditemi qui sotto cosa ne pensate, se proverete il gioco oppure se già l'avete, cosa ne pensate di questo titolo, se merita veramente oppure no, e come sempre di condividere questo video ai vostri amici per far sapere di questa bella notizia che esiste il free weekend, per far mostrare il gioco per com'è o come non è, se vi piace o non vi piace, e soprattutto di iscrivervi al mio canale se volete continuare a seguirmi nel mondo quindi dei videogiochi, tra cui Insurgency, Sandstorm, Squad, Postscriptum, Elite, Loose, Battlefield 5 e tanti altri titoli ancora. Ragazzi, iscrivetevi e mettete la campanella in lilla. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video o livestream. Bella ragazzi e bella lì.